Non solo una band, ma un gruppo di amici, DJ e producer hanno fatto di un party un brand musicale. Loro sono i Reset. Io sono qui con i Reset, buonasera. Ciao. Ma ragazzi, come nascono i Reset? Reset nasce nel 2007 come un party al Sottomarino Giallo. Siamo uniti in 5 amici che già da anni bazzicavamo. Comunque facciamo musica già da anni, già organizzavamo party prima indipendentemente, abbiamo deciso di unire le forze per organizzare party con musica che piacesse a noi, fondare un collettivo di DJ, portare in giro il suono che ci rappresentava e divertirsi sostanzialmente. E da subito è iniziato ad andare bene, è stata una crescita esponenziale, abbiamo iniziato a fare un party da 300-400 persone, siamo finiti a farne 6.000 due sabati fa. E il prossimo, se non sbaglio, a Milano, vero? Prossimo a Milano il 27 settembre ai Magazzini Generali, e sarà una figata, quindi vi invito a venire. Insomma, la vostra sonorità vi ha premiato non solo in Italia ma anche all'estero. Come lo definite, il vostro stile musicale? Il nostro stile musicale è turbo funk, lo chiamiamo così perché è un mix di electro, house, disco e funk soprattutto. Un mix che accontenta molto, mi sembra. Sì, è divertente ed energetico. Ragazzi, in occasione degli MTV Digital avete lanciato il contest I Need Your Remix. Come avete scelto, insomma, colui che poi avrà vinto il remix che uscirà con la Sony, no? Sì, esatto. Ma in base al gusto personale, cioè, su diciamo un 90%, 80% del materiale non era di grande qualità. Però abbiamo selezionato una ventina di tracce di remix fatti bene, poi abbiamo votato due, uno che è quello che suoneremo più volentieri perché ci rappresenta di più, è molto in stile col turbo funk secondo me, e l'altro invece che era un po' più musicale, un po' più funk. Ti ricordi i nomi? Personale. Certo, i Deep Drive hanno fatto la versione più deep e funk, mentre invece Frank Paul ha fatto la versione più banger. Ragazzi, oltretutto devo dire che I Need You ha un video bellissimo, complimenti. Anche la scelta delle ragazze, molto belle. Sì, hanno girato questi due ragazzi che si chiamano Lab 35, che sono bravissimi, secondo me sono tra i più bravi registi che ci sono adesso in Italia, e soprattutto sono super giovani, hanno tipo 22-23 anni, 24. Quindi secondo me faranno, cioè sentiranno tutti parlare di loro perché fanno... Come si chiamano? Lab 35. Lab 35. Sono bravissimi, infatti stanno girando tanti video per un sacco di artisti fighi. E niente, li abbiamo praticamente spediti a Los Angeles una settimana, abbiamo detto tenete, divertitevi. Hanno fatto un video con queste due belle ragazze in giro per Los Angeles. Che mangiano, si divertono. Sì, e poi svalvolano anche, perché si divertono. Beh, la prima parte è un po' un road trip, poi dopo c'è il twist strano. Molto bello, vi invito a visionarlo. Ma ragazzi, una domanda. Io ho letto in un'intervista, voi avete rilasciato quanto segue. Da quando abbiamo iniziato, abbiamo fatto solo cose fighe, party fighe e canzoni fighe. Insomma, a cosa vi ispirate? Alle fighe. Okay. Scherzi a parte, quali sono i vostri progetti futuri? Progetti futuri c'è il completamento dell'album che verrà pubblicato da Sony a gennaio, crediamo. E poi una serie di party, che appunto a partire dal party del 27 ai Magazzini Generali fino al termine dell'anno. Ce ne sarà un altro ad ottobre, 19 al Beat, e il 7 dicembre per la prima volta nel mondo faremo un mixato in 5.1, faremo una festa. Complimenti. Sì. Quindi, un grande risultato il 7 dicembre questo. Quindi, 7 questi dicembre. Sono i progetti per il futuro, per il prossimo quadrimestre, ecco. Allora, che dire, incrociamo le dita. Ragazzi, loro sono i Reset, è VJ e questo è Miss Matilda Block Channel. Yo.